Buonasera, benvenuti a questa edizione di Ancora TG. 10 studenti dell'Istituto Europeo del Design da ogni parte del mondo sono questi i protagonisti del primo Spoleto Design Workshop in corso nella città ducale fino a sabato. I giovani stanno partecipando al progetto promosso dall'amministrazione comunale, dallo IED e dall'ADI, l'Associazione per il Disegno Industriale. Il loro scopo è quello di ideare in meno di una settimana un concept per la degustazione dell'olio nei supermercati, grazie alla collaborazione di una nota azienda spoletina. Il progetto presentato dai promotori si concluderà sabato all'Istituto d'Arte con la presentazione dei lavori realizzati dai partecipanti al workshop. Rimaniamo a Spoleto, dove sono eccellenti i risultati ottenuti nel 2007 dal reparto di otorinolaringoiatra dell'ospedale di Spoleto, diretto dal professor Graziano Brozzi. L'unità sanitaria locale ha tra l'altro incrementato recentemente le prestazioni in campo logopedico. Sentiamo allora ai nostri microfoni il dottor Brozzi. Nel 2007 abbiamo avuto un grosso incremento di prestazioni logopediche. Abbiamo raggiunto circa 200 pazienti per un totale di 1.400 prestazioni, per cui avevamo bisogno, l'esigenza di aumentare le ore di logopedia. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, grazie al suo presidente Dario Pompili, ci è stato concesso un finanziamento per un progetto finalizzato all'assunzione di una logopedista, si chiama dottoressa Sabine Hoffmann, la quale ha iniziato a svolgere la sua attività logopedica. Io come foniatra naturalmente mi occupo della parte clinico-diagnostica, lasciando al settore di tipo riabilitativo la competenza alla logopedista. Passiamo ora a Castelritaldi, dove è tutto pronto per il convegno nazionale sul tema dello stalking, in programma per venerdì pomeriggio alle 16:30. Durante il seminario promosso dall'amministrazione comunale, dal titolo Ti amo da farti morire, si parlerà del difficile problema delle molestie e delle attenzioni morbose nei confronti delle donne, che in alcuni casi possono anche sfociare in tragedia. Ad affrontare il tema saranno esperti nazionali, tra cui i consulenti dell'Osservatorio Nazionale Stalking. E concludiamo con la pagina Folignate, dove presto sarà pubblicato proprio a Foligno il nuovo bando per realizzare una graduatoria per gli aspiranti assegnatari in affitto di abitazioni di edilizia residenziale agevolata. La domanda di partecipazione è disponibile presso l'ufficio relazioni con il pubblico e al servizio politiche abitative dell'area diritti di cittadinanza. Dopo la sottoscrizione, il modulo dovrà essere spedito tramite il servizio postale attraverso raccomandata con avviso di ricevimento oppure sottoscritta direttamente all'URP. Con questa notizia su Foligno concludiamo l'edizione odierna. Io vi aspetto domani sera. Grazie per averci seguito.